Ho il piacere di avere ospite questa sera, prima intervista con Alex Borgo, difensore del Lama. Ben trovato, Alex. Buonasera, ciao a tutti. Allora, Alex, io dico sempre che faremo il punto e lo stato dell'arte. Detto questo, c'è stato lo stop. Io credo che sia una pausa che vi serva per ricaricare un po' le batterie. Mi spiego meglio, ho visto un lama un pochino spento negli ultimi 15 giorni. Motivo, Alex, secondo te? Diciamo che può essere, cioè sicuramente è stato un errore di percorso. Stiamo facendo sicuramente un grandissimo percorso, ci sta in una battuta d'arresto e niente, adesso ci alleniamo al meglio per poter dare tutto nelle ultime partite, per il rush finale e andare a vedere, diciamo, ciò che possiamo raccogliere in queste ultime partite. E alla fine fare i conti con quello che sarà il nostro cammino. Non Senti penso. Alex, nulla è compromesso a dire il vero, però l'Orvietana ha allungato un pochino. Eravate riusciti ad accorciare la forbice fino a 5 punti di distanza e poi la malcapitata sconfitta nel Ternano che ha fatto anche tra le righe bonariamente arrabbiare il presidente. E poi il pareggio con il San Sepolcro e l'Orvietana è tornata ad allungare un pochino. Detto questo, ancora margini ci sono, però sbaglio se dico che adesso l'obiettivo è guardarsi dietro, Alex. Ma sicuramente le squadre dietro stanno rincorrendo, ma il nostro comunque obiettivo che abbiamo in testa è guardarci sempre davanti perché conosciamo le potenzialità della nostra squadra e quindi è vero, sono tornati a 8 punti, ma queste ultime 10 partite sono e saranno per entrambe le squadre 10 finali. In cui ogni campo e ogni squadra saranno molto ostiche da affrontare e quindi, come si può vedere magari anche negli ultimi periodi, nel professionismo, ad esempio in Serie A, ci sta che anche l'Inter, che ad oggi magari è la squadra più forte del campionato di Serie A, possa perdere o comunque perdere punti con le squadre sotto. Quindi noi guardiamo partita dopo partita per provare a prendere per il bottino pieno in tutti i nostri, diciamo, le nostre sfide e sperando in un passo falso o più passi falsi, comunque della capolista orvietana che sta facendo comunque un percorso grandissimo.